Buonasera, in questa puntata dedicata all'attività dell'ARPA ci occupiamo del monitoraggio solare e atmosferico. Si tratta di un'attività che noi abbiamo avviato nel 2004 in considerazione del fatto che il territorio della Valle d'Aosta si sviluppa su una quota molto elevata. Ci sono nostri concittadini che vivono e lavorano a più di 2000 metri e quindi sono maggiormente esposti rispetto a chi vive a livello del mare all'esposizione alla radiazione ultravioletta. Il nostro lavoro consiste nella misura della radiazione ultravioletta e nella previsione dell'indice per i giorni successivi a quello di misura e consente quindi a chi è interessato di valutare l'entità di questo indice e di scegliere le protezioni adeguate da adottare a seconda delle attività che si tratta di svolgere. Noi siamo partiti dalla radiazione ultravioletta, ma poi abbiamo ampliato il nostro interesse a tutta la radiazione solare. Questo nella prospettiva di valutare in modo più complessivo la qualità dell'aria, quindi l'inquinamento dell'aria. È possibile, infatti, a partire dai dati teorici sulla radiazione solare che dovrebbe giungere sulla Terra, confrontandoli con quella che effettivamente giunge, è possibile, dicevo, valutare in che misura questa radiazione solare viene attenuata dalla presenza di inquinanti in atmosfera. Rispetto allo studio canonico dell'inquinamento atmosferico che viene fatto a livello del suolo, a pochi metri dal suolo, in questo caso noi andiamo a studiare la concentrazione di inquinanti, soprattutto di alcuni specifici inquinanti, su tutta la colonna di aria che insiste dalla nostra testa fino alla fine dell'atmosfera. La radiazione solare è sicuramente l'agente fisico al quale siamo maggiormente esposti nel corso della vita. Ci siamo esposti da quando siamo bambini e ci portano nel passeggino a quando diventiamo vecchi. La radiazione solare è anche la fonte della vita sul nostro pianeta ed è anche la fonte di tutta l'energia, di tutte le dinamiche in atmosfera. Il Sole quindi non è un nemico da demonizzare, ma piuttosto un fattore ambientale a cui stare attenti. Il Sole è stato classificato dall'Istituto, dall'Agenzia Mondiale per la Ricerca contro il Cancro come un fattore sicuramente cancerogeno. Si trova nel gruppo 1, quello dei fattori cancerogeni. Il Sole presenta ulteriori rischi per la salute umana, ad esempio al sistema immunitario e anche agli occhi. Il Sole presenta anche dei rischi per la fauna e la flora. Abbiamo ricevuto come ARPA delle richieste di dati, ad esempio dall'Istituto Agricolo Regionale per la scottatura delle uve, così come dall'Università di Torino per alcune indagini sugli anfibi o sui licheni. Il Sole ha anche degli effetti sui materiali di deterioramento. Anche in questo caso abbiamo avuto delle richieste dall'Istituto Meteorologico Finlandese per fare delle ricerche sul deterioramento dei materiali esposti al Sole. Vorrei proporre l'immagine dell'arcobaleno, uno spettacolare fenomeno ottico che si verifica nell'atmosfera. Questa immagine ci dice due cose importanti che hanno a che fare con la mia attività in ARPA. La prima è che la radiazione solare è più complessa di ciò che sembra. Non è composta solo da un colore, dal bianco, ma è composta da tanti colori. Noi fisici in realtà non parliamo di colori, ma parliamo di lunghezze d'onda o di frequenze, esattamente come le frequenze della radio che si sintonizzano. Ma ci dice anche un'altra cosa, che a partire dalla radiazione misurabile e visibile a terra, noi riusciamo a capire qualcosa dell'atmosfera. Nel caso dell'arcobaleno, che ci sono tante goccioline sospese nell'aria che provocano questo effetto. L'immagine dell'arcobaleno ci aiuta anche a capire che la radiazione solare non è solamente quello che noi vediamo. Nell'arcobaleno noi vediamo i colori, dal viola fino al rosso, ma la radiazione solare è qualcosa in più. C'è radiazione anche al di là del rosso, i fisici l'hanno chiamata radiazione infrarossa, e c'è radiazione al di là del viola, e i fisici, con una grandissima fantasia, l'hanno chiamata ultravioletto. Il nostro corpo non ha sensori per la radiazione ultravioletta. Noi non possiamo sentire l'ultravioletto in alcun modo e dobbiamo quindi farci aiutare da strumenti. Questo è uno degli strumenti che utilizziamo per la misura della radiazione ultravioletta.
Si tratta di un radiometro ultravioletto a banda larga. Siamo a Plateau Rosat, a 3500 metri, e questa è una delle tre stazioni in cui misuriamo la radiazione UV. Le altre stazioni sono la Tuil, a 1640 metri di altezza, e Saint-Christophe, presso la sede dell'ARPA, a 570 metri sul livello del mare. Abbiamo quindi, da Saint-Christophe a Plateau Rosat, che è a 3500 metri, un dislivello di 3000 metri. Questo ci consente di valutare la dose di radiazione minima e massima ricevibile in Valle d'Aosta. È infatti esperienza comune che, alzandosi di quota, la radiazione solare aumenta. Questo non è dovuto, come a volte si dice, al fatto che sulle montagne si è più vicini al sole, quanto al fatto che sulle montagne abbiamo sopra di noi meno atmosfera in grado di assorbire la radiazione solare. Soprattutto vengono tagliati quegli strati bassi dell'atmosfera che sono più inquinati e quindi più in grado di assorbire la radiazione solare. Un altro fattore fondamentale dell'aumento di radiazione solare in quota è l'effetto della neve, che in particolare nell'ultravioletto è in grado di riflettere verso l'alto fino al 95% della radiazione solare incidente. Questa radiazione riflessa viene nuovamente ridiffusa verso il basso dall'atmosfera. Chi pratica lo sci in questi luoghi riceve dunque una dose molto maggiore rispetto a chi per esempio sta al mare, perché è a quota più bassa. In particolare qui a Plateau Rosat si misurano indici ultravioletti molto alti, paragonabili a quote tropicali. L'indice ultravioletto è una semplice unità di misura dell'intensità e della gravità della radiazione ultravioletta che arriva a terra. Si tratta di un numero, generalmente compreso alle nostre latitudini tra 1 e 10, ma è una scala aperta e quindi può anche eccedere questo valore, associato solitamente ad una scala di colori, attraverso la quale possiamo anche disegnare delle mappe. Si tratta dell'unità di misura attraverso la quale, in ARPA, comunichiamo al pubblico il rischio e l'intensità della radiazione solare in una determinata giornata. Oltre a fare misure con strumenti simili a questo, facciamo anche le previsioni della radiazione ultravioletta solare per i giorni successivi. La rete di strumenti per la misura di radiazione ultravioletta dell'ARPA Valle d'Aosta è stata la prima esperienza in Italia di questo tipo. Da notare che questo strumento ha un'ottica piatta al di sotto di questa cupola di quarzo protettiva. L'ottica piatta permette di misurare tutto ciò che arriva dal cielo e non solo dal sole. La radiazione ultravioletta, infatti, è molto diffusa. Arriva per il 50% circa direttamente dal sole e per il rimanente 50% da tutto il resto del cielo. E le nuvole possono anche fungere da specchi per questa radiazione, andando addirittura ad amplificare la radiazione prevista per il cielo sereno. Ma qual è la relazione tra la dose di radiazione misurata da uno strumento fisso e sul piano orizzontale e la radiazione che una persona, ad esempio uno sciatore che pratica la sua attività sportiva, riceve? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto una ricerca, la prima di questo tipo, con l'Università Sapienza di Roma, in cui abbiamo equipaggiato una serie di sciatori, provetti o maestri di sci, con una pellicola al polisolfone. Si tratta di un materiale che si fotodegrada in funzione della radiazione ultravioletta ricevuta, con una sensibilità che è molto simile a quella della pelle umana. Abbiamo posto pellicole di polisolfone di questo tipo sui copricapi degli sciatori, più o meno sulla fronte, su un piano parallelo a quello del volto, e poi abbiamo chiesto agli sciatori semplicemente di sciare per una giornata intera. Quello che abbiamo scoperto è particolarmente originale, importante, tanto che è stato ripreso addirittura da un report delle Nazioni Unite, e cioè che la radiazione assorbita, ricevuta da uno sciatore, può essere addirittura maggiore di quella ricevuta da uno strumento di questo tipo, per effetto della riflessione del suolo da parte della neve e a cui viene sommata la radiazione direttamente in arrivo dal cielo. In parole povere, riceve più radiazione ultravioletta lo sciatore che sta praticando la sua attività sportiva che non lo sciatore che si sta riposando davanti al bar sulla sedia a sdraio posto in orizzontale.
Abbiamo lasciato la sede dell'aeronautica militare di Platorosà, dove ci sono i nostri strumenti. Siamo ancora a Platorosà, ma al museo dell'antico arrivo della funivia. E siamo davanti al celebre quadro di Musati del 1953, l'oggetto di una straordinaria campagna pubblicitaria dell'intera Valle d'Aosta e diventato emblema di Cervinia. Al centro della raffigurazione c'è la pratica dello sci estivo e questa giovane donna molto abbronzata. È interessante trovare riscontro a questa esperienza della facile abbronzatura a Platorosà con le misure che noi facciamo 60 anni dopo questo quadro. Un interessante studio condotto dall'ARPA della Valle d'Aosta insieme al Centro Mondiale Radiazione di Davos ha dimostrato come la radiazione ultravioletta a Platorosà è tra le più alte misurabili in Europa. Facciamo un salto di quota di circa 3.000 metri e ci spostiamo dalle nevi perenni di Platorosà fino a Saint-Christophe, più precisamente presso la sede dell'ARPA della Valle d'Aosta. Siamo presso l'area di monitoraggio esterno dell'ARPA della Valle d'Aosta sulla terrazza della nostra sede. Qui è presente strumentazione avanzata per la misurazione della radiazione solare. Questo è uno dei punti, una delle stazioni più equipaggiate e più avanzate di tutta Europa. La misura della radiazione solare, come già detto, ci consente di capire meglio la struttura dell'atmosfera e di determinare la concentrazione di importantissimi costituenti dell'atmosfera. Un primo costituente atmosferico che studiamo qui in ARPA Valle d'Aosta e a cui non possiamo non accennare avendo parlato di radiazione ultravioletta è l'ozono, una molecola presente nella nostra atmosfera in modo naturale, presente soprattutto nell'alta atmosfera, la stratosfera, è formata da 3 atomi di ossigeno. L'unica differenza con l'ossigeno che noi siamo abituati a respirare è che quest'ultimo è formato da 2 atomi di ossigeno. Ovviamente, come si può immaginare, l'equilibrio tra queste due specie è fragilissimo. Basti immaginare che se noi riuscissimo a raggruppare tutto l'ozono presente nei diversi centinaia di chilometri dell'atmosfera, otterremmo uno strato di appena 3 mm. Eppure questo strato di appena 3 mm è fondamentale per la vita sul nostro pianeta, perché ci protegge dalla radiazione ultravioletta più forte. Non solo, gli scienziati negli ultimi anni hanno capito che il buco dell'ozono al polo sud o l'assottigliamento dello strato di ozono alle nostre latitudini è assolutamente connesso con altre tematiche ambientali come il riscaldamento globale e le variazioni dinamiche dell'atmosfera. Monitorare lo strato di ozono è dunque monitorare più in generale il futuro del nostro pianeta. Questo è uno spettrofotometro Brewer, uno dei circa 200 strumenti al mondo che sorvegliano lo stato dell'ozono nel nostro pianeta. Lo strumento è inserito in una rete mondiale di altri strumenti a cui ARPA partecipa attivamente come ricerca. Questo strumento ha permesso, ad esempio, di monitorare l'evoluzione nel 2011 del buco dell'ozono formatosi per la prima volta al polo nord. Il buco dell'ozono è un fenomeno tipicamente del polo sud. Questo fenomeno, del tutto inaspettato, conferma l'attenzione che gli scienziati devono avere nei confronti dell'ozono, un tema di ricerca ancora attualissimo. Ma l'atmosfera non è composta esclusivamente dai gas. L'atmosfera è un po' come il latte, un'emulsione in cui c'è una parte continua, una soluzione a base d'acqua e tante particelle che non sono mischiate, ma sono sospese in questa emulsione. Così nell'atmosfera sono presenti dei gas ed è presente una piccolissima frazione di particelle solide o liquide, una frazione importantissima per l'equilibrio del pianeta. L'aerosol, così è detta e definita questa frazione, è importante essenzialmente per 3 motivi. Il primo è che alcuni aerosoli più piccoli sono inalabili o addirittura respirabili e quindi questo c'entra con la nostra salute. Il secondo motivo è che l'aerosol redistribuisce la radiazione, redistribuisce la luce nell'atmosfera e dunque anche l'energia e il calore. Perciò l'aerosol è in grado di alterare il clima del pianeta.
E sotto questo aspetto è una delle variabili più misteriose e che merita maggiore ricerca attualmente. Il terzo motivo è che l'aerosol deteriora la qualità del paesaggio. Anche piccole concentrazioni di aerosol fanno apparire il paesaggio come inquinato e ci impediscono di vedere bene le montagne. Questo per una regione a vocazione turistica come la nostra è un grave danno economico, tanto che molti paesi sviluppati hanno già preso dei provvedimenti in tal senso. Un altro degli strumenti presenti presso la nostra sede dell'ARPA è questo fotometro solare per la misura dell'aerosol. Attraverso inquadrature del cielo a diversi angoli e a diverse lunghezze d'onda e attraverso difficili calcoli matematici è possibile risalire alla quantità e alla tipologia dell'aerosol. Questo strumento ci permette di riconoscere in tutta l'atmosfera, cioè dal suolo fino alla sommità dell'atmosfera, quali tipi di aerosol stanno sorvolando le nostre teste. Può trattarsi di aerosol di origine locale, naturale, dalle fabbriche, dal traffico o dai fuochi di serpaglie, oppure può essere aerosol trasportato anche per migliaia di chilometri da altri posti. Tipiche situazioni sono le nubi vulcaniche, tanto importanti per il nostro traffico aereo, oppure le nubi di polveri sahariane che si sollevano dal deserto del Sahara per effetto del vento e vengono trasportate per migliaia di chilometri fino alle nostre latitudini, la classica pioggia che sporca le macchine o la classica neve rossa che possiamo in certi episodi vedere d'inverno. Un altro fenomeno significativo che abbiamo registrato nel corso di questi anni è l'avvezione di nubi da incendi in posti totalmente distanti del nostro pianeta. Nel 2013, ad esempio, un enorme incendio ha devastato il Canada. Queste polveri hanno sorvolato per tutto l'oceano e si sono viste ad occhio nudo e confermate dalle misure del fotometro anche qui sopra la Valle d'Aosta. Terminiamo questa carrellata di tematiche e di strumenti parlando di radiazione non solare ma terrestre. Eh già, perché anche la Terra emette radiazione. Così come il ferro caldo battuto sull'incudine si illumina e ci appare rosso, così anche la Terra, scaldata dai raggi del Sole, emette radiazione, e in particolare radiazione infrarossa, che il nostro occhio non può vedere, ma che noi possiamo anche percepire come sensazione di calore e misurare con strumenti come questo. La Terra emette questa radiazione e l'atmosfera ne ridiffonde verso il basso, ne riflette una parte. Questo è chiamato effetto serra. E strumenti come un pirgeometro riescono proprio a misurare tale tipo di radiazione. Lo strumento è anche adatto a misurare la nuvolosità. Ad esempio, è esperienza comune che una notte serena sia più fredda rispetto ad una notte nuvolosa, proprio per l'effetto serra, tra virgolette, delle nubi. Questo strumento ci permette di monitorare l'evoluzione della nuvolosità nel tempo, un altro fattore che nei prossimi anni risulterà molto importante per l'evoluzione dell'atmosfera. Abbiamo parlato di radiazione solare, in particolare di radiazione ultravioletta. Abbiamo parlato anche di costituenti dell'atmosfera, di ozono, di aerosol e addirittura di radiazione infrarossa. Queste tematiche possono sembrare pura speculazione scientifica, possono sembrarci inutili, ma sono diventate e diventeranno sempre più in futuro delle tematiche che avranno a che fare con la nostra esperienza quotidiana e col futuro del nostro pianeta.